Sono qui per far avverare il tuo sogno da bambino e dirti che sì, puoi avere un drago come animale domestico. Il drago barbuto è un rettile ed è fantastico per i principianti. Di solito si tratta di creature pacifiche che non richiedono molta attenzione. Al contrario di altri rettili, questi animali spinosi amano interagire con gli umani e anche fare le coccole a chi si prende cura di loro una volta ogni tanto, perché adorano il calore. Sotto un'attenta supervisione, puoi far uscire il tuo animaletto dal terrario e lasciargli esplorare la casa, o anche portarlo a fare una passeggiata, ma non senza un guinzaglio. Poiché possono vivere dagli 8 ai 15 anni, sono degli animali domestici perfetti. Per quanto riguarda il cibo, i draghi barbuti adorano le verdure, quindi li farai felici con verdure tipo broccoli, prezzemolo, fagiolini e peperoni. Oh, guarda quel sorrisetto e quelle branchie rosa! Non sono carine? Questa creaturina è un axolotl, un tipico animale acquatico. È originaria in particolare di due laghi di Città del Messico e fa parte delle salamandre. Se ti sei già innamorato delle sue piccole dita, ecco cosa ti devi procurare per tenerne uno in casa. Un acquario che contenga circa 38 litri d'acqua è sufficiente per un esemplare adulto. Se hai intenzione di allargare la famiglia, avrai bisogno di almeno 19 litri in più per ogni membro. Aggiungi un filtro a basso flusso e posiziona il tutto in una stanza fresca e dovrebbe funzionare. Questi adorabili anfibi possono vivere circa 10 anni e alcuni possono diventare anche lunghi fino a 30 cm. Loro sono stati soprannominati orsi del miele, anche se il nome ufficiale è Kinkajou, e sono degli animali domestici davvero speciali. Il Kinkajou è grande più o meno come un gatto medio. È un mammifero della foresta pluviale. Cugini dei procioni, questi animaletti pelosi sono famosi per essere giocherelloni e amichevoli se cresciuti in cattività. Allo stesso tempo potrebbero risultare molto impegnativi se non si sa molto sulla loro specie. Prima di tutto, hanno bisogno di tantissimo spazio per muoversi, altrimenti diventano capricciosi. Inoltre hanno bisogno di varietà nella loro alimentazione, che assomigli a quello che trovano in natura. Dovrai aggiungere molte cose al carrello per renderli felici, come il miele e la frutta, ma anche insetti e uova. Se hai un sonno leggero, il Kinkajou non è certamente l'animale che fa per te, perché è molto attivo durante la notte. Per fare in modo che non si rattristi, dovrai inoltre investire molto in strutture su cui si possa arrampicare e giochi. I fennec, o volpi del deserto, sono originari del Sahara, ma si trovano anche negli Stati Uniti. Qualcuno li sceglie come animali domestici. Pur essendo carine e particolari, queste volpi non sono adatte a tutti, perché hanno bisogni specifici. Prima di tutto, sono molto vivaci e tendono a diventare fastidiose se non ricevono l'attenzione che vogliono, perché sono animali molto socievoli. La volpe del deserto non è un animale domestico, quindi si deve tenere all'aperto. È fondamentale investire in uno spazio apposito. Però si accontentano facilmente per quanto riguarda il cibo. Mangiano di tutto, carne, frutta, verdure. Se curate come si deve, possono vivere fino a 15 anni. Questi sono magari un po' difficili da trovare, ma sono sicuramente animali speciali se ti piacciono i pelosetti e gli insetti. La falena venezuelana barboncino è una strana combinazione tra un furby e un gargoyle, ma è carina. Queste creature sono state scoperte nel 2009 nella regione venezuelana della Gran Savana e non si sa molto di loro. Gli scienziati devono ancora individuare la famiglia di insetti a cui appartengono, ma si potrebbe trattare di una combinazione tra differenti specie di falene, una sorta di mutante. Un altro fatto strano, la pelliccia che sfoggiano è fatta di uno zucchero insonorizzante. Spostandoci verso un approccio più conservatore agli insetti come animali domestici, ad alcune persone piacciono le mantidi, ma ci sono molte cose da considerare. Una di queste è che è molto importante per queste creature avere una casetta tutta per loro. Per fortuna, ogni esemplare ha bisogno solo di una piccola teca per essere felice. Questi bizzarri insetti sono in genere facili da tenere, poiché non hanno bisogno di moltissime attenzioni né spazio. Purtroppo le mantidi religiose non vivono a lungo, circa un anno al massimo. Esistono molte specie di mantidi, e in base a quella che scegli, potrai ritrovarti con quella più dolce e quieta, oppure con quella più esigente e rumorosa.
ad alcuni piacciono nel piatto, ad altri come animali domestici. Chi sono io per giudicare? Sto parlando delle aragoste. Le razze più adatte alla casa sono le aragoste tozze dei crinoidi, le aragoste blu spinose e le rosse della barriera corallina. Devi procurarti solo un acquario con una temperatura e una misura specifica a seconda della razza e dovresti essere a posto. Un consiglio veloce: la maggior parte delle aragoste non è adatta a vivere con altri pesci. Un acquario a parte solo per loro è l'opzione migliore. Lo so, i ragni come animali domestici non sono per tutti, ma ascolta, le loro tecniche di costruzione e di caccia sono molto interessanti da osservare. Inoltre sono molto silenziosi e quindi adatti a dei vicini difficili. Il loro lato negativo è che sono degli artisti della fuga, quindi è bene investire nell'ambientazione giusta. A seconda della specie che intendi tenere, dovrai fare un po' di ricerca approfondita sulle esigenze di calore e umidità. Le are giacinto o pappagalli blu possono essere degli animali domestici superbi se hai voglia di investire nelle giuste cure. Hanno dei becchi molto forti e la maggior parte delle gabbie che si trovano in commercio non vanno bene per loro, che riescono a piegarne facilmente le sbarre. Poiché questi uccelli hanno un'ampia apertura alare, hanno anche bisogno di molto spazio per muoversi, per rimanere in forma e felici. Inoltre, richiedono un impegno duraturo da parte vostra, perché possono vivere fino a 60 anni. Questi bellissimi uccelli sono molto gentili e intelligenti, ed è facile addestrarli. Riescono a stabilire un forte legame con chi se ne prende cura. Tienilo a mente se sei il tipo a cui piace molto viaggiare. Amano la frutta e con quei becchi poderosi possono anche aprire una noce di cocco. Anche se ultimamente ci hanno guadagnato un po' in popolarità, i procioni non sono ancora diventati animali domestici comuni. Per quanto siano carini nei video postati sui social, richiedono molte cure e sono davvero imprevedibili. Per i principianti, i procioni sono difficili da domesticare. Fare danni in casa potrebbe diventare la loro attività principale. Hanno bisogno di molto spazio per scorazzare e hanno una dieta molto rigida. Si nutrono di prodotti come cibo per cani, pesce, uova, verdura e frutta. Meglio non essere troppo generosi con i premi, perché tendono a diventare obesi. D'altro canto, sono molto intelligenti e divertenti da osservare, specialmente per via della loro buona memoria e delle loro ottime capacità di problem solving. Puoi considerare di tenere un procione se sei un nottambulo, perché anche loro lo sono. Per le persone che davvero amano prendere le cose con calma, una lumaca come animale domestico potrebbe essere la scelta giusta. Non prendono molto spazio e si cibano di frutta e verdure. Ma sono per la maggior parte animali notturni, quindi se ti interessa guardarle interagire con l'ambiente circostante, dovrai stare sveglio fino a tardi. La maggior parte delle lumache vive da 2 a 5 anni, mentre altre specie possono vivere fino a 15 anni. Però, se ti capita di inciampare in una lumaca da giardino che ti rimane appiccicata, non c'è modo di sapere quanto sia vecchia.